Parte, seconda uscita, Lago d'Orta. Lago d'Orta, Omegna, giusto? Com'è il campeggio? No, l'area sosta. È arrivato. Devo mettere un colpino. Chi è che ride? Perché abbiamo ridi? Anche due baldi giovani. Perché è bellissimo questo strumento. Dammi un pezzo. Grazie. Io in mezzo a due. Abbassati. Abbassati, sei sentente. Dai. Ok, adesso. Vado a vedere il campeggio. C'è anche la spiaggia. Ah, i bagni qua, le docce. Maschietti. Femminucce. Bello, bello. Peccato che il tempo non è dei migliori. Campo, quanto vuoi per riempire anche la mia? 10 euro. 10 euro? 10 euro. Ma col caffè compreso? Caffè, birretta, no? E non hai ancora aperto una birra. Ecco qua. Ma già ora di mangiare? Come ora di mangiare? Vedo che state montando già i tavoli. Ecco, ecco l'Antonella all'opera, la neocamperista. Guarda che c'è il montaggio tavoli. Ah già, che tu sei esperta con le... Esatto,
come si chiama? Con i mercatini. Sei un esperto, tanto. Vai. Allora, qua si mangia. I miei soci si mangiano la pasta asciutta. Cazzo, guarda che bel piattino. Guarda, 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 dov'è? Guarda. Che bel piattini. Cioè, non ho parole. Anche filmato, capito? Guarda. Anche il Barbera. Barbera superiore. Barbera, guarda. Superiore. Bravo, giro. E io devo mangiare... Bravo. La zuppetta. Dov'è la zuppetta? No, devo bloccarlo perché sennò... Fatta con la verdurine dell'orto. Anto? Certo, fatta con la verdurina dell'orto. Però abbiamo comprato il formaggio buono. Sì, ecco, e adesso piove, non ho capito. No, l'albero... Buon appetito, cuoca. Non mangio, perché non sto mangiando? Sì, la mangio insieme alla carne. Allora, Anto, com'è la tua nuova esperienza di camperista? È buona, buona. Sei contenta? Sì. Hai mangiato bene, Anto? Hai mangiato bene? Voi avete mangiato bene? Bene, bene. Sì, ah, ma che bei pomodorini, oh. Domani me li fai anche a me. Cosa c'è? Che... Ah, il mio coltello svedese, wow. Hai messo sul caffè, Anto? Sì, sta uscendo. Brava. Un bel cafferino lo beviamo noi. Che cazzo vedi? No, non vedi? Sì. Ce l'hai il burro? Per la bistecca? Non ce l'ho il burro, non c'è neanche la bistecca. Andiamo a fare un giro a Omegna? Va bene. Ok. La, questa cosa qui la lasci qui? Sì, sì, lasciala lì. Forse, no, tanto non piove fino a mezzogiorno. Chiudere forse. Sì, penso anch'io che bisogna chiudere. Camper escono più cani che uomini, ma cani enormi. È vero, sono più cani che camperisti. Ma cani enormi, pelosissimi, neanche dei chihuahua. Mi fa, ma come il cane nel camper? Ma se piove puzza, gli ho detto, è piove tutto il tempo. Facciamoci un bel caffè. 3, 4, non so, io sì. Sì, prego, sedetevi pure, non portare io qua. Non si può avere la va la pentola. Anto, cosa mangiamo? Pasta asciutta, così stai zitto. Carbonara? No. Ma che tre? Non mangiare la carbonara? Ma non c'è tre. Ma poi c'è quanta gente? Ma non si può fare. C'è il pollo. No, la sto pesando, bisogna sapere quanta ne. Le 4, Per 80 grammi. Dai zio! Ti mettiamo su YouTube! Luca, ti metto su YouTube! No, è fredda? No, ma va, finita! Ciao ragazzi, secondo giorno a Omegna. Adesso andiamo a visitare il paese. Andiamo a visitare il centro storico. Mi sembra che ci sia un centro storico. O no, Anto? Non ho la minima idea. Oh, vediamo quanto costano qua le cose. Ma non mi credo.
Stiamo cercando una banca per prelevare. L'abbiamo trovata? Unicredit hai? Che bello! Eccoci qua. Adesso andiamo a fare la spesa. Sì, andiamo a fare la spesa. Cosa mangiamo? A mezzogiorno il risotto e stasera le uova con i pomodori. Stasera risotto? No, a mezzogiorno risotto e stasera uova con pomodori. Ok. Va bene, ciao. Ciao. Anto, hai preso il risotto? Cos'è che dovevamo comprare noi? Le uova, i pomodori li ho presi e non mi ricordo più. Cioè, è lì il pane ho preso. Ok. E ho già fame io, Sì, strano. Questo è l'unico supermercatino di Omegna. Cosa stai preparando, Anto? Risotto con le zucchine, cacio e pere. Wow, sarà buono? Certo che sarà buono, è solo questo da mangiare. La frutta abbiamo qualcosa? Sì, abbiamo la frutta. Abbiamo i pomodori, abbiamo la rucola, abbiamo di tutto. Possiamo mangiare senza problemi. Vado a lavare questi due piatti. Va bene. Andiamo a lavare questi due piatti. Risottino pronto, ma che bello. Tac. Vai cuoca, sei un mito. I nostri amici? Ah, sono imboscati nel camper. Il mio amico Massimo che gioca a pallavolo. Andiamo in spiaggia. Ti senti far parte dei camperisti? Di un club, il club dei camperisti, di far parte di un'entità. Ok, andiamo a farci un giretto qua a vedere, che siamo venuti ieri sera ma non si vedeva una mazza. Era buio. Era buio. Ma molto buio. C'è una bella passeggiatina qua. Ma qua è bello per i bambini, guarda il parco. C'è anche il parco giochi. Dove l'ha comprato quel coso lì poi della... Ma non si ricorda se su Amazon o su eBay, è della Bress. Ieri sera siamo venuti qua con Massimo a vedere le stelle, era uno spettacolo totale. Peccato che abbiamo lasciato a casa il telescopio. Città familiari. Che ci frenano un po'. E quello ce l'hanno tutti. Ma che bel sentiero. Sì. Però effettivamente. Tutto in ombra, ma che spettacolo. Si torna a casa a fine del weekend. Ciao Megna.